caro buongiorno a tutti quanti voi. Vogliamo leggere oggi in 1 Samuele, al capitolo 17, al versetto 26. Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: «Che si farà l'uomo che ucciderà questo filisteo e allontanerà la vergogna da Israele? Ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa sfidare le schiere del Dio vivente?» Un fiero figlio di Dio. Il versetto citato si riferisce al famoso episodio dello scontro tra Davide e Golia. Erano schierati due eserciti, l'uno di fronte all'altro. Da una parte gli israeliti, guidati da re Saul, il primo re di Israele, dall'altro i filistei. I filistei proposero una sfida dove i perdenti sarebbero stati schiavi dei vincitori. La sfida comprendeva un duello che si sarebbe dovuto svolgere tra il loro campione e un soldato scelto tra l'esercito israelita. Quando dalle file dei farisei uscì fuori il loro campione, Golia, gli israeliti si videro davanti una montagna umana alto più di 3,20 metri, come descritto al versetto 4, che indossava una corazza che da sola pesava oltre 60 kg. A questa poi si aggiungevano il peso dello scudo, della lancia e della spada. Nessuno degli israeliti osava farsi avanti, neanche re Saul, perché davano per scontato che non c'era alcuna possibilità di vittoria contro quell'enorme massa umana. Davide, che la Bibbia descrive come un giovanotto rossiccio di bell'aspetto, aveva lasciato il piccolo gregge che stava pascolando e, recatosi sul campo di battaglia, poneva tra i soldati la domanda che abbiamo letto all'inizio: «Che si farà all'uomo che ucciderà questo filisteo e allontanerà la vergogna da Israele? Ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente?» Dopo essere stato rimproverato dai suoi fratelli, che erano dei soldati più prestanti ed esperti di lui, per aver lasciato il gregge, re Saul lo mandò a chiamare e, alle perplessità di Saul, Davide rispose: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo, cioè lui, andrà a combattere contro questo filisteo». Nonostante re Saul gli facesse notare come lui fosse solo un ragazzo inesperto, mentre Golia era un guerriero nato, dietro le insistenze di Davide, comandò che gli venisse data una corazza oltre allo scudo, alla spada e a una lancia, cose alle quali Davide rinunciò perché lo impacciavano e gli impedivano anche di camminare. Lui si recò ad un vicino torrente, scelse 5 pietre lisce e si presentò davanti a quel gigante che continuava a deriderlo mentre minacciava di ucciderlo. Davide, per niente scoraggiato, gli rispose: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani». Lo trovate ai versetti 45 e 47. Il resto della storia lo conosciamo tutti. Una storia che affascina e che dà di Davide l'impressione di un supereroe. Ma Davide non era un supereroe. Lui era munito di due speciali caratteristiche: la fiducia in Dio e la fierezza del figlio di Dio. Fiducia e fierezza con le quali divenne re, il re di Israele, il più famoso e brillante della storia umana, ma, cosa ancora più importante, queste gli valsero l'appellativo dell'uomo secondo il cuore di Dio, come descritto in 1 Samuele 13,14 e in Atti 13,22. Ognuno di noi prima o poi si troverà a combattere contro il proprio gigante, un Golia contro il quale nessun'arma umana potrà avere la meglio e dal quale nessuna armatura umana ci potrà proteggere. Abbiamo però a disposizione delle armi e un'armatura che Paolo descrive nella sua epistola agli Efesini, al capitolo 6, ai versetti dal 14 al 17. «State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo ai piedi i calzari con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Verità, giustizia, pace, fede, salvezza e la spada, che è la parola di Dio. Avendo a disposizione queste armi,
e animati da una vera fiducia in Dio, assumiamo la fierezza dei figli di Dio, la fierezza di re, figli del re, e ricordiamo al nostro Golia che l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli ti darà nelle mie mani. Se hai accettato Cristo come Salvatore, sei un cristiano e sei figlio dell'Iddio Onnipotente, sei un re. Siine fiero e non dimenticarlo mai. Che Dio ti benedica.